In questi giorni si sta svolgendo in Arabia Saudita l'edizione 2023 della Dakar e della Dakar Classic, in programma dal 1 al 15 gennaio. Con il nostro team, Desert Endurance Motorsport, abbiamo affrontato questa nuova sfida e siamo in gara con 4 veicoli, su un totale di circa 96 partecipanti. In assoluta anteprima potrete vedere le prime immagini delle prime tappe e della vita di bivacco, un'esperienza unica che vi racconteremo più approfonditamente nelle prossime puntate. Mi raccomando, fate il tifo per noi! E adesso abbiamo terminato le verifiche tecniche, si può dire che siamo ufficialmente in gara. Giornata importantissima oggi, anche molto emozionante, si può dire da questo momento che siamo concorrenti in gara, in quanto abbiamo superato le verifiche amministrative e tecniche che sono doppie. Successivamente, intorno alle 8 e per circa un'ora, abbiamo assistito al primo briefing di gara dedicato solamente alla Classic, dove hanno spiegato tutte le regole di navigazione, di lettura dei roadbook, di lettura dei cap, abbastanza complicato devo dire. Non mi preoccupo solo perché sono una navigatore esperto, però speriamo che Simonato non si arrabbi nel diavolo. Ben ritrovati dalla Dakar Classic 2023, team Desert Endurance Motorsport. Oggi, 30 dicembre, abbiamo completato il setup finale dei nostri veicoli in gara, sia le due Panda che i due camion Iveco, con la misura dei sedili, le cinture per gli equipaggi e qualche altro piccolo intervento proprio finale. Poi ci siamo messi sul percorso specifico per testare gli strumenti di navigazione ed essere completamente pronti per la partenza, perché domani, 31 dicembre 2022, parte la Dakar 2023 con il prologo, che non è nient'altro che uno shakedown finale per testare i veicoli e quindi essere pronti con la prima tappa del rally, che sarà il giorno successivo, cioè il 1 di gennaio. Controlli finiti, adesso non ci resta che partire per la gara. Eccoci qua, stiamo andando a fare la calibrazione. Sì. Per vedere se il nostro GPS è in sintonia con quello dell'organizzazione. E se la macchina va. E se la macchina va. Praticamente un passo dall'inizio della gara. Esattamente. Hello everyone, thank you for all the support. I would like to say thank for the Endurance Desert Motorsport and to be here in Dakar, and I wish to have a good year for you and to win also the Classic. Thank you so much. Hello to Desert Endurance Motorsport. I hope you have a good rally and a safe rally, and enjoy the next 2 weeks, and I wish you all the best. Big, you know, cheers for Desert Endurance Motorsport, and hope that the race will be, you know, nice for everyone. Also, Happy New Year, and you know, follow by Instagram. Hey, Desert Endurance Motorsport fans, Matthias Ekström here from the Audi team. We are really looking forward for the Dakar 2023 with Audi RS Q e-tron, and we are going to do everything we can for the win. Please support us. Ciao a tutti. Stiamo partendo, speriamo vada tutto bene. Ci vediamo più tardi. Briefing quotidiano per le spiegazioni della tappa di domani. Giornata impegnativa oggi che volge al termine. Abbiamo iniziato con una prova, un prologo, quello che chiamano prologo o prova speciale, e di circa 100 km, poco più di 100 km, e per diciamo mettere a punto un po' gli strumenti, la media, ed è andata abbastanza bene. Siamo riusciti a gestire molto bene gli strumenti.
strumenti di navigazione a capo, che era la cosa più importante, perché ti consentono di non perdere la rotta, quindi soddisfatti. Al rientro i meccanici hanno messo a punto un po' di problemini che ci sono stati lungo la strada, una gomma bucata, quindi per fortuna nulla di grave, e quindi alcune revisioni e manutenzioni sulle vetture. E sono andati poi a fare il pieno per domani, perché domani ci aspetta una tappa un po' più lunga, 340 km, di cui 200 di speciale, quindi domani sarà effettivamente una giornata molto più impegnativa rispetto ad oggi. E poi nel pomeriggio abbiamo fatto un nuovo briefing, perché tutte le sere facciamo il briefing che spiega la giornata dell'indomani, e visto che oggi è una giornata particolare, come potete vedere alle mie spalle, si festeggia il 31. Invitati dal team Bocu, che rappresenta la nostra assistenza al bivacco, festeggeremo in maniera così particolare e diversa questo fine 2022 e saluteremo il 2023. Ecco qui i nostri due panda, i nostri due camion che si preparano per andare, diciamo così, a dormire. Infatti i meccanici stanno ultimando gli ultimi controlli di routine, gli equipaggi alcuni stanno già dormendo, altri sono ancora qui a chiacchierare con i meccanici. Siamo pronti per trasferirci. Ebbene, loro faranno una tappa di 500 km circa, di cui più di 300 di trasferimenti e più di 200 di prova speciale, mentre noi, meccanici e uomo media, ci trasferiremo, quindi smantelleremo tutte queste tende che vedete qui e nulla, partiremo con il team Bocu al prossimo bivacco, che però durerà soltanto una notte, quindi si rismonterà e partiremo di nuovo in tre. Un'altra giornata molto dura qui alla Dakar, che sembrava più un altro genere di gioco, in quanto abbiamo preso pioggia, tantissima pioggia, quindi strade bagnate, sabbiose, e quindi c'è stato il rischio di insabbiamenti continui, ce ne sono stati di insabbiamenti. Poi abbiamo trovato qualsiasi tipo di terreno, tratti allagati, paludosi, tratti rocciosi, sabbia, di tutto, veramente siamo passati da ogni genere di paesaggio. E ad un certo punto, visto le condizioni meteo, nel pomeriggio sono state annullate alcune prove e ci hanno deviato su una strada asfaltata direttamente qui al bivacco per un percorso di circa 200 km. Quindi siamo appena arrivati, il bivacco qui era completamente allagato, quindi anche i ragazzi qui dell'assistenza hanno avuto i loro problemi a montare i gazebo e tutto quello che serve per la notte, e quindi insomma sono le difficoltà che si incontrano nel genere di gara che stiamo facendo. Però tutto benissimo, siamo molto contenti perché tutti e quattro veicoli sono rientrati sani e salvi. Abbiamo fatto una colonna a venire insieme e quindi questa è la nostra maggiore soddisfazione. Adesso un po' di riposo, domani torna il bel tempo e partiamo per lo stage numero 4. Tra un po' il nostro orario, 9.39, oggi lusso, considerato che i giorni precedenti siamo partiti con il buio all'alba, quindi non ci sembra vero questo privilegio, e ci andiamo ad incolonnare prima del primo CO della giornata. Il navigatore normalmente, prima di approcciarsi al CO, fa l'ultima verifica dei propri strumenti. In questo caso in Dakar cosa stiamo utilizzando? Il Tripi K, che è lo strumento fornito dall'organizzatore, che ti dà la traccia, quindi il roadbook virtuale, anche se noi in classica abbiamo anche il roadbook cartaceo, dove puoi vedere il tempo, puoi vedere il fine tappa, le note che scorrono via via e le indicazioni di traccia proprio. E questo invece è il Crisertech, quindi lo strumento con cui si gestisce la media e che dà tutta un'altra serie di comunicazioni solamente durante le prove speciali a media, sia al copilota che al pilota con un ripetitore. Quindi lo strumento semplicemente ti indica se stai procedendo in media o no, anticipi e ritardi. È molto utile in questa nuova versione il CAP, quindi lo possiamo sempre verificare confrontandolo a quello del Tripi.
questo è una mia, diciamo, fobia che porto sempre con me, un GPS che utilizzo in qualsiasi tipo di gara, in questo caso non servirebbe, è semplicemente un Trip Master a cui sono affezionata e che mi serve solamente un po' come la coperta di Linus. Ho sempre bisogno di sapere e di guardare questo mio personale Trip Master, che è un'app banalissima, però mi conforta sapere che sono sempre nei tempi e sono sempre nella casella giusta. Questo che vedete qui invece è l'IriTrack, è un altro strumento fornito dall'organizzatore che ci monitora 24 ore al giorno. Non usare l'IriTrack è la speranza di qualsiasi tipo di equipaggio, perché con il pulsante rosso chiami l'emergenza massima in caso di incidente o di cose gravi. Però possiamo anche in questo caso fare una chiamata con il tasto blu nel caso di panne, se hai bisogno di chiamare magari il camion da lei per farti portare fuori da un percorso o comunque per farsi soccorrere. In questo caso noi non l'abbiamo mai utilizzato, per fortuna, invece è stato utilizzato al contrario, perché siamo stati contattati un paio di sere fa proprio dall'organizzatore, perché ci vedeva in una posizione molto vicina ad una macchina che era in panne, una Citroën con due ruote motrici che era rimasta in panne di buio, perché ormai era una tappa notturna su un tratto bruttissimo, roccioso, e quindi l'abbiamo potuto trainare per 20 km di fine speciale in una condizione veramente estrema, e poi riportarli, accompagnarli al bivacco, quindi comunque un'utilità estrema. Ciao Nunzia! Allora. Ah, bellissimo! Guarda, oggi abbiamo fatto una finalmente normale. Stupenda! Non ci siamo fermati, non si è fermato nessuno nel nostro team, eccetera, per problemi o compagnia bella. Hai visto via l'Oasi? Oh, che bello! L'Oasi è stato un momento veramente. Tra l'altro, vi ho anche suonato perché volevamo procedere tutti. Nulla, voi siete andati lì. Ma sai, col casco in testa. Ma guarda, io non mi sono minimamente preoccupata, perché subito dopo c'era il navigation test. Ho fatto una scommessa con me stesso: 10 a 1 che mi aspetta. Sicuramente, perché non stanno nel deserto da soli. No, sicuramente. Infatti, però è stato provvidenziale, perché mi sei arrivato al momento giusto. Brava, perché sei portato fuori da una situazione di notte, che navigare nel deserto di notte. Sì, no? Senza tracce, non è il massimo. Però guarda, fantastico, bella giornata, bellissimi panorami, giornata veramente bella. Hai visto la zona con tutta l'erba nera? Che bello, bellissimo, no? Penso che da adesso in avanti cominciamo a entrare un po' nel primavero della Dakar. Sì, diciamo che insomma, i primi due giorni ci hanno dato, come dire, un po' una sveglia. La scossa. Ci hanno dato una scossa per farci entrare nel mood. Anche troppo. Direi anche meno. Io avevo portato via l'ombrello, tanto per dire, proprio per trasferire le valigie da un aeroporto all'altro. Ah, invece okay. Ci voleva ieri invece sera. Invece ci voleva ieri sera. Ma ieri sera ci voleva la barca più che l'ombrello. Perché comunque è bellissimo. È un'esperienza fantastica. Bene, allora domani adesso andiamo a guardare gli orari, ci andiamo ad ascoltare il briefing. Perfetto. E speriamo che non ci siano altre sorprese. Bravissimo. Quindi, intanto vado a farmi la barba, perché dai 3 giorni che non la faccio bisogna.